Giovedì a quest'ora circa ritroviamo i nostri amici dello SPI con i quali ogni settimana affrontiamo un tema di grande interesse, come dico sempre, non soltanto per chi è un po' avanti con gli anni, ma in generale anche per chi vuole arrivare a quegli anni in perfetta forma, e proprio della forma fisica e mentale di noi persone parliamo questa settimana. Lo facciamo con i miei prossimi due ospiti che sono Maurizio Sernesi, buongiorno, buongiorno, benvenuto, buongiorno, dello SPI CGIL di Vignola. E benvenuta la dottoressa Wanda Menon. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa Menon, medico geriatra, nonché responsabile del centro disturbi cognitivi dell'ASL di Carpi. Grazie per la vostra presenza, perché insomma, come dico sempre, è vero che ci soffermiamo su aspetti che possono interessare in primis persone anziane, ma in realtà anche arrivare all'età più adulta della nostra vita in buona condizione di salute, insomma, necessita di pensare per tempo a come viviamo e a come ci occupiamo del nostro stato psico-fisico, perché appunto oggi ci soffermiamo sul tema anche della memoria, quindi come aiutarci a mantenerla in buono stato. E chiedo dunque innanzitutto alla dottoressa Menon se è vero che insomma con l'avanzamento dell'età i problemi legati ad esempio alla memoria è innegabile che si presentino, e se ci sono appunto degli atteggiamenti, dei comportamenti che possono aiutare a ritardare il più possibile l'effetto appunto dell'età che avanza. Sì, sicuramente con l'avanzare dell'età la memoria qualche piccolo colpo lo può perdere. Non sono, se c'è un invecchiamento normale fisiologico, non c'è mai una vera patologia dietro, e quindi sono piccole dimenticanze oppure una maggior difficoltà a ricordare nel breve tempo, però diciamo che tutto sommato le cose non dovrebbero andare male. E come fare per mantenere il più possibile giovane la nostra memoria, il nostro cervello? Cervello e memoria sono collegati perché la memoria nasce nel cervello, quindi la cosa migliore da fare è tenere sano il cervello e il corpo. Quindi ecco, questa è la prima regola. La prima regola. Mantenersi sani nel corpo, e quindi essendo il cervello un organo del corpo, di conseguenza anche la mente sarà meglio. Certo. E in questo contano di più gli stili di vita, i corretti stili di vita, oppure ad esempio i farmaci possono aiutarci? È una bella domanda, molto complessa. Immagino, ma lei sarà brava a darci una risposta che sia comprensibile ma anche abbastanza completa. Sì. Diciamo che sicuramente dobbiamo intenderci sul termine stili di vita. Per essere molto pratici, gli stili di vita sono tutto ciò che riguarda il nostro modo di vivere quotidiano e che fa bene al nostro corpo e al nostro cervello. L'alimentazione, il movimento, la socializzazione, quindi tutte queste cose, se noi cerchiamo di mantenerle attive e in buona salute, e quindi sono stili di vita positivi, sicuramente fanno bene anche alla memoria. Per i farmaci, non esiste un farmaco che migliora la memoria, è proprio come non esiste un alimento che migliora la memoria. Esiste, come per gli stili di vita, un insieme di azioni che noi possiamo fare ogni giorno per migliorare le nostre performance generali, tra cui anche la memoria. Esistono dei farmaci che, se abbiamo dei fattori di rischio, ad esempio cito i più famosi, più importanti, vascolari, vediamo la pressione arteriosa molto alta, gli ipotensivanti, cioè i farmaci che abbassano la pressione, se questo è il nostro problema, pressione alta, possono scongiurare il pericolo che a lungo andare la pressione molto alta possa creare dei problemi al nostro apparato cardiocircolatorio e di conseguenza anche al cervello. Certo. E per cui la memoria. Anche il tema della memoria. Insomma, è tutto molto, molto chiaro in verità, sebbene appunto sia una materia anche molto complessa, però i nostri telespettatori che rispondono alle nostre così sollecitazioni sempre con grande prontezza, guardi un po', hanno già inviato il primo sms al 338-6504-8486 e glielo propongo subito, proprio perché è a tema, e dice, dice la Alfonsina da Buonporto: le mie amiche mi consigliano di allenare la memoria con i cruciverba, è utile? Altro che, ecco, stavamo giusto un po' parlando dei comportamenti di vita, no? Che fanno bene. Alfonsina. Esatto, brava Alfonsina. Sì, perché tra le azioni che noi possiamo intraprendere, ripeto, tutti i giorni, c'è anche un bel allenamento alla
alla memoria, certo, e a tutte le funzioni cognitive, quindi non solo proprio la memoria, ma anche la concentrazione, il linguaggio, sia nella componente della comprensione che dell'espressione, la capacità di giudizio critico, cioè sono tante le attività che noi possiamo, cognitive che noi possiamo attivare, e il cruciverba sicuramente aiuta l'aspetto sia del linguaggio, sì, scritto, certo, ma anche della memoria e dell'attenzione. Ovviamente. Quindi ottimo, ottimo. Quello va bene a tutte le età, tra a l'altro. Tutte le età, esatto, esatto, è una bella attività, divertente, fa anche bene. Tra l'altro lei, dottoressa, partecipa, appunto, è presente ai pomeriggi della salute che sono promossi proprio, sì, a Carpi, sì, dai sindacati CGL, CISL e UIL. Sono diversi incontri in cui vengono affrontati diversi temi che riguardano appunto, in ultima analisi, questo rapporto tra stile di vita e salute nell'anziano. Sì. Come valuta questi incontri e pensa che possano essere effettivamente utili alla comprensione di alcuni problemi, di alcuni aspetti? Sì, sì, direi proprio che sono utilissimi. Una premessa: sono degli incontri che sono rivolti alla popolazione sana, sì, quindi a persone che spontaneamente vogliono capire, certo, qualcosa di più dei meccanismi che riguardano la buona salute. Sono degli incontri estremamente stimolanti, non solo, spero, per chi partecipa, certo, come ascoltatore, ma anche per chi partecipa come relatore. Certo. Proprio ieri pomeriggio eravamo a Rovereto, vicino a Carpi, e abbiamo fatto un bellissimo incontro, una sala piena con persone attentissime proprio sull'argomento dell'allenamento, della forma fisica e della memoria, e le domande erano talmente pertinenti che hanno stimolato la discussione oltre i confini dell'orario addirittura. Abbiamo dovuto dire niente, adesso basta, ma era davvero molto stimolante. Ecco, le persone, quindi, partecipano e soprattutto danno tante anche informazioni su come loro vivono, certo, la salute, quindi anche l'idea, elementi utili per voi che, certo, insomma, sì, 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 operate, sì, proprio, proprio in questi, sì, ambiti, utili anche per noi, come ritorno, come feedback, ritorno, no? Come, sì, si dice nei termini. Beh, insomma, Sernesi, anche Vignola, so che lo SPI CGL è parecchio attivo proprio per proporsi con attività che portino gli anziani ad una socializzazione continua, ad una anche attivazione, perché no, della memoria, della voglia di stare in compagnia, della comunità, tutti elementi che rientrano in quel concetto di corretto stile di vita che alla fine fa proprio bene, come ci sta spiegando la dottoressa Menon. Sì, noi abbiamo in particolare una lega, quella di Spilamberto, che promuove tutti i lunedì gli incontri del lunedì di Spilamberto, che appunto trattano questi temi. Ovviamente non sono incontri ovviamente che approfondiscono in termini di corso, ma chiaramente sono appunto spunti, ad esempio come tenersi in forma con la ginnastica, abbiamo corsi di incontri di filosofia, psicologia, ovviamente i problemi legati all'artrosi, alla tiroide, insomma tutti i problemi, e tra l'altro sono molto frequentati, tra l'altro è un incontri impegnativi perché partono da ottobre fino a fine aprile. Ecco, quindi un bel programma denso, certo, insomma, non un episodio no, no, ogni chiaramente tanto. Chiaramente c'è, ma... lo SPI assieme anche ad altre associazioni. Certo, certo, del territorio, certo, e delle persone appunto coinvolte. Allora, la nostra Rossana Caprari qualche tempo fa proprio ha preso parte ad uno dei lunedì di Spilamberto, ha partecipato niente meno ad una lezione intitolata La felicità non si compra, quindi davvero anche, certo, un titolo accattivante, certo, nell'ambito della quale è intervenuto il filosofo Giovanni Galli. E allora vi propongo un estratto di quel pomeriggio, giusto per capire anche il tenore degli argomenti e della partecipazione a queste iniziative. Vediamo. Il caffè filosofico, caffè è chiaro, ok? Filosofico può suscitare qualche dubbio e un po' di scetticismo. Sono incontri in cui si dialoga, in cui si cerca di approfondire un argomento di stampo filosofico, senza bisogno però di avere conoscenze specialistiche o particolari strumenti critici. Partecipano, diciamo, partecipano tutti quelli che hanno voglia di ragionare e di dialogare assieme ad altri in modo più rilassato e democratico possibile su alcuni temi. Quindi il tema della felicità è uno dei temi filosofici per eccellenza.
In questi pochi minuti che abbiamo a disposizione, vorrei diciamo inquadrarvi o darvi un assaggio di quella che è un'attività di caffè filosofico. Se ci sia della differenza tra essere contenti ed essere felici, se sia possibile essere scontenti ma felici allo stesso tempo, oppure se sia possibile essere infelici e felici allo stesso tempo. Si sono chiesti altrimenti che differenza ci sia tra l'essere pieni di gioia e l'essere felici. Si sono chiesti insomma qual è lo statuto della felicità. Mi chiedo soltanto qual è la prima parola che vi viene in mente associata alla felicità. Una parola sola. C'è già qualcuno che ha qualche idea? Armonia. Anche serenità. A me verrebbe da dire danaro, visto che non l'ha detto nessuno, però non mi sembra bene. Sia l'ultimo. No. Mi verrebbe da dire così. Ma questo è interessante, danaro, perché ci mette, ci permette di entrare nel vivo del problema. A me dà molta felicità anche essere in compagnia con le persone, stare in mezzo alle persone, divertirmi con le persone. E anche per me è uno strumento per stare in mezzo agli altri, mi fa star bene. Quando condivido con altri certe esperienze, certe cose, mi fa star bene stare in mezzo alle persone. Cioè, secondo me anche avere denaro non è che ti porti la felicità, perché hai sempre dei motivi di insoddisfazione o meno. Cioè, io parto da un caso mio particolare, voglio dire, non mi manca niente, sto bene una cosa e l'altra, ma non sono felice perché mi manca qualcosa a livello generale. Forse dipende anche dall'età, perché per esempio un ragazzino piccolino è felice quando può giocare, un ragazzino di 17-18 anni è felice quando può prendere la patente, quando può prendere una bella macchina. Forse alla nostra età anche, non so, un periodo di salute può essere fonte di felicità. Ecco, non un tema leggero, devo dire, per questo pomeriggio, però insomma è veramente emblematico anche vedere come viene vissuta, no? La partecipazione, tra l'altro elevatissima, a questi pomeriggi. Seguono sempre dibattiti, come ci stava raccontando la dottoressa Menon. Ecco, allora, subito un sms, lo colgo al volo perché proprio riguarda questi lunedì di Spilamberto. In quale periodo dell'anno vengono fatti? Ci domanda Gelindo da Guiglia. Sì. Sernesi. Allora, i programmi iniziano normalmente i primi di ottobre, in quest'anno è iniziato il 12 ottobre, sì, e finiscono a fine aprile del prossimo anno. Quindi insomma, anno. A tempo il nostro amico, sì, per sì, partecipare ai prossimi. Certo. Altri temi insomma filosofici importantissimi, sì e no, insomma, sì, perché no, c'è una grande varietà. È varia proprio perché chiaramente, esatto, per il pubblico, insomma, esatto, hanno però diversi è un bello interessi, stimolo, per cui non vogliono concentrarsi su un aspetto. È vero, solo. È vero, assolutamente, molto interessante anche le risposte, le sollecitazioni mostrate dai partecipanti. Però ad esempio il nostro amico che veniva da Guiglia, scriveva da Guiglia, evidentemente ci porta anche un po' a quello che è il tema della facilità con cui le persone che vogliono partecipare a questi incontri possono affrontare nello spostamento, per esempio. Insomma, qua stiamo parlando di Spilamberto e mi domando se anche ad esempio il tema dell'età nella logistica, insomma, nello spostarsi, nel raggiungere i luoghi, può rappresentare un limite ad un certo punto, e come voi dello SPI appunto lo affrontate, perché so che vi fate avanti anche con i comuni per questi aspetti, no? Sì, noi adesso nel distretto abbiamo, come in diversi distretti della provincia, ovviamente il trasporto cosiddetto sociale, che fa in particolare l'AUSE, sì, ABAP, l'Antes, cioè ci sono diverse associazioni. In questo caso adesso non è uno specifico per questi incontri, però non è detto, ecco, là dove ci trovano i volontari che si riesca a fare, perché chiaramente uno dei problemi che abbiamo, tenga conto che ad esempio il distretto di Vignola, in rispetto ad altri distretti, ha la percentuale di anziani più alta, arriviamo quasi al 25% del over 65. Quindi si vive a lungo in quelle zone, sì, no, 3.000, questa è una cosa positiva. 3.000 pensionati che hanno più di 85 anni, allora, però, se pensiamo a tutta l'area, anzi addirittura la percentuale per Montese e Zocca è addirittura più alta, arriviamo vicino al 30%, per cui è chiaro che qualche difficoltà di mobilità, cioè noi chiederemo, tra l'altro, e chiediamo
quando facciamo contrattazione territoriale, che appunto i comuni favoriscono implementando ovviamente queste associazioni, ovviamente sostenendole e addirittura facendo anche azioni di coordinamento, proprio perché venga garantita la mobilità degli anziani, perché sicuramente avremo la tendenza ovviamente a crescere dal punto di vista percentuale. Evviva, certo, però si vede di più, ma chiaramente mobilità è un problema, soprattutto per le zone montane. Per le zone insomma un po' più limitrofe della provincia, insomma un buon dato quello dell'aumento della durata della nostra vita, che però insomma il territorio deve poi saper cogliere anche in termini di servizi e di opportunità. Colgo l'occasione allora, Sernesi, visto che stiamo parlando di salute legata soprattutto alle persone più avanti con l'età, se anche dalla sua esperienza, dal suo osservatorio, nota che ad esempio ci sia una tendenza a ridurre le spese sanitarie da parte delle persone anziane. Com'è dal vostro punto di vista la situazione? È problematico, perché noi sicuramente, il dato nazionale, oltre 2 milioni di cittadini, commenta che in questa ultima fase non si curano più adeguatamente, perché chiaramente non riescono nemmeno a pagare il ticket, è un dato nazionale, per cui non abbiamo i dati precisi sul distretto, ma sicuramente è aumentato. Tenga conto che appunto, siccome parliamo di anziani, proprio il distretto, guardavo dei dati l'altro giorno, la pensione media, se parliamo i 9 comuni, non arriva a 900 euro, e con la popolazione sempre anziana sui 4 comuni montani che non arrivano a 750 euro, per cui sicuramente questo crea diversi problemi, tant'è che noi nella contrattazione territoriale che facciamo tutti gli anni con le amministrazioni chiediamo appunto di dare, investire maggiormente sugli aspetti che riguardano gli anziani, perché sono già un buon numero oggi e sicuramente i problemi cresceranno in prospettiva. Tra l'altro, ecco, se passerà la legge di stabilità così come è stata prospettata, le amministrazioni dovrebbero avere qualche possibilità in più, hanno dei tagli da un lato, ma ovviamente è stato tolto il patto di stabilità, per cui la possibilità di investire risorse che magari erano residue degli anni trascorsi, e speriamo, anzi chiederemo, che questi vengano investiti prevalentemente sugli aspetti appunto sanitari, ma soprattutto sul sociale. Esatto, il sociale, perché, insomma, questa è la questo chiave. Questo lo promettiamo, entreremo in contrattazione fra qualche settimana, ecco, uno dei primi temi che porremo al tavolo di confronto sarà questo. Questo è importante, perché ci offre anche lo spunto per sottolineare questa chiave, che è appunto sociale, nonostante stiamo parlando di problemi che hanno a che fare invece con la salute delle persone. Allora, intanto la regia mi suggerisce un nuovo sms, stamattina ne arrivano tantissimi. Accudisco la mamma anziana con gravi problemi di memoria, come posso aiutarla? Ci domanda Daniela da Carpi. Dottoressa Menon, questo è un altro tassello importantissimo, il fatto che appunto la persona che abbia problemi di memoria in realtà trascina con sé, in termini anche di preoccupazione, di apprensione e di cura, il proprio nucleo familiare. Qual è il modo migliore per stare vicino alle persone che soffrono di questo disturbo? Allora, se parliamo solo di un problema di memoria senza una patologia grave del cervello, come può essere una demenza, che poi sia di Alzheimer o di altro tipo, vascolare, mista o altro, quindi se parliamo solo di un problema anche importante di memoria, i familiari possono aiutare la persona che ha questo iniziale problema di memoria con la pazienza, ad esempio, con un aiuto anche concreto, con degli ausili che vengono chiamati mnemonici esterni, quindi aiutarla con dei calendari, con scritti gli appuntamenti, dei post-it nei posti giusti davanti alla porta, e riponendo con attenzione gli oggetti di uso comune, quindi aiutando la persona che comincia ad avere problemi di memoria a organizzare la sua vita di tutti i giorni in un modo il più ordinato possibile. Se invece parliamo, come mi sembra forse di capire nel messaggino, che il problema di memoria è grave e che già ha iniziato a diventare un problema anche nella gestione delle attività comuni quotidiane, allora parliamo forse di una malattia. Se la malattia è la demenza, il modo per aiutare una persona affetta da demenza è sicuramente altrettanto tanta pazienza, tolleranza, capire che quando sbaglia qualcosa la persona che ha la malattia non è più la persona di prima, autoconvincersi che c'è bisogno davvero di qualche aiuto esterno e noi diciamo sempre, noi geriatri diciamo sempre, dove è possibile lasciar correre. Se la persona che ha un problema di memoria con una patologia
dementigena, sì, sbaglia qualcosa, chiede di nuovo, lasciare scorrere queste cose, sorvolare, diminuire la tensione, non accanirsi, dire mai sbagliato. Guarda, ecco, quella sì, è la strada sbagliata. È sbagliata perché noi diciamo sempre non c'è nessun vincitore, perché okay, la malattia predomina sulla sì, capacità di sapere che questa cosa è già stata detta, ci sì, si dimentica immediatamente dopo. Allora, nelle cose di poco conto è meglio lasciar perdere, distrarre la sì, persona che sì, comincia a avere confusione nel ricordare. Però sappiamo che il carico che i familiari devono sopportare, soprattutto quelli che vivono con la persona che ha la demenza, è talmente forte che è bene qualche volta, ripeto, farsi aiutare anche da qualcun altro e condividere questo dramma sì, che è la malattia in casa. Ecco, intanto stiamo vedendo scorrere proprio le immagini che ci portano all'interno dell'ambulatorio della dottoressa sì, Menon all'ospedale di Carpi, ci dimostrano anche appunto l'iter che segue la persona che si rivolge a voi, perché appunto comincia a ravvisare o in prima persona o per un proprio familiare problematiche di questo bene, tipo. Volevo cogliere anche uno stimolo che è arrivato da una delle interviste realizzate appunto dalla nostra Rossana Caprari, ad una signora che diceva insomma sì, a me non manca niente, non ho problemi di pensione, tutto sommato sto bene, però non sono felice. E allora volevo chiederle, dottoressa, se il tema della socializzazione come elemento che favorisce il mantenimento della nostra memoria può essere anche, diciamo, un antidoto o comunque aiuto, ad esempio, a tenere lontana la depressione, soprattutto in età avanzata. Altro che. È così, vero? Sì, 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 ha colto una cosa essenziale. Mm. Pensi che quello che lei dice è talmente vero, cioè che la socializzazione, lo stare in mezzo agli altri è importante per tutti l'età della vita, ma sicuramente nell'età più avanzata, che tra i corretti stili di vita, proprio per allontanare il sì, pericolo delle demenze o comunque delle malattie del cervello, c'è anche la socializzazione, quindi stare in mezzo agli altri, comunicare con gli altri, avere dei rapporti affettivi il più possibile validi, è già un antidoto contro sicuramente l'isolamento sociale, la perdita di autonomia che deriva spesso dall'isolamento sociale, la depressione, ma anche da malattie gravi come ad esempio la demenza. Ecco, la demenza quindi, proprio. Sì. Dottoressa, quando è utile rivolgersi al appunto centro che lei dirige, il centro di disturbi cognitivi dell'AUSL di Carpi, sì, e chi può farlo? Allora, normalmente l'iter è abbastanza semplice, uh-huh, se una persona comincia ad accusare dei problemi di memoria o più spesso qualche familiare comincia a vedere problemi di memoria nella persona che ha in casa, sì, può rivolgersi al medico curante, il medico di medicina generale. Ah, ecco. Il nostro primo interlocutore, è sempre diciamo, il primo interlocutore, sempre la nostra sì, prima porta. Sì, sì, anche quello che ci conosce meglio, certo, perché certo, ci cura comunque già per tanti aspetti della nostra salute. Certo. E, se dal colloquio con il medico di medicina generale scaturisce qualche elemento di dubbio, i medici tra l'altro hanno fatto un corso e poi hanno fatto degli aggiornamenti proprio per essere in grado di fare le domande pertinenti, anche qualche piccolo test di screening iniziale per capire se c'è un reale problema, se questo è effettivamente in essere, il medico può fare una richiesta, un'impegnativa rossa con la richiesta di visita sì, specialistica per disturbi cognitivi e tramite il CUP a Carpi poi arrivano da tutto il distretto le segnalazioni e si ha poi un primo appuntamento. Esatto, e poi da lì prende via l'iter. Abbiamo sì, le immagini appropriate, immagini, esatto. Un po' parlo, sì, un po' guarda, perché sono interessata. Esatto, anche a casa fanno così. Insomma, bene, bene. Allora, a questo punto, se non c'è un ultimo SMS che la nostra regia ci vuole proporre, lo chiedo così live, vediamo se non arriva. Eccolo qua, lo sapevo. Esistono delle medicine per una buona memoria. Di questo, zita, da Bazzano, un po' abbiamo parlato, dottoressa, sì, sì, vero? Sì, sì. Ci ha detto non ci sono medicine sì, vere e no, proprie. No, vere medicine miracolose non ce ne sono. Potremmo aggiungere, rispetto, l'ho già detto sì, in parte, cioè che tutte le patologie che possono avere poi un'influenza su un danno cerebrale sì, servono comunque per prevenzione, certo, quello sicuramente, certo, ma se noi parliamo della medicina un po' in campo generale sì, potremmo dire che anche una buona alimentazione può diventare vero, un farmaco, vero, quindi un'alimentazione adeguata, non monotona,
che preveda un pochino di tutto tutti i giorni e mai eccessiva, è sicuramente una buona medicina anche per il cervello. E non è mai troppo presto per cominciare ad assumere questa buona medicina nei nostri piatti e nelle nostre tavole. Giustissimo sottolineare questo aspetto. E volevo proporre, prima di salutare i miei ospiti, un ulteriore intervento, quello a Maria, un'intervista a Maria Laura Cattinari sul tema del testamento biologico, un altro aspetto molto importante che va affrontato per tempo ed in piena consapevolezza dalla persona e possibilmente anche dalla propria famiglia. Ci tenevamo proprio a esprimerci anche in questo ambito assieme appunto a questa esperta. Sentiamo. Il testamento biologico è il mezzo che noi abbiamo per sottrarci alla possibilità concreta di vedere protratta artificialmente la nostra agonia. Quindi è una questione di libertà ed è una questione di sofferenza. Noi stendiamo questo testamento biologico sostanzialmente per dire: se domani non sono più cosciente e non c'è la possibilità di recuperarmi a una vita cosciente di relazione, non voglio nessuna terapia, tranne quelle finalizzate a lenire le mie sofferenze, anche se dovessero comportare un'accelerazione del mio morire di qualche ora, di qualche giorno. È una questione di libertà, perché noi abbiamo il diritto già costituzionalmente garantito di decidere quali terapie possono o non possono essere fatte sul nostro corpo. E l'altra ragione per cui lo stendiamo è quello di cautelarci dalla possibilità concreta di sopravvivere in uno stato vegetativo per anni, come è stato il caso di Eluana Englaro, in uno stato di totale incoscienza, dipendente da una procedura terapeutica che non esisteva fino a pochi anni fa, l'alimentazione e l'idratazione artificiali forzate. A Modena abbiamo un registro comunale dei testamenti biologici, dove si può andare a depositare il proprio testamento dal luglio del 2020. E 10. È sufficiente prendere appuntamento e recarsi con i propri fiduciari, perché una figura chiave del nostro testamento è il fiduciario, la persona che sarà la garante del rispetto delle nostre volontà, che può essere un parente o può essere un amico, e sarà anche la nostra voce per tutto quello che noi magari non abbiamo potuto vedere. E il testamento biologico è un aiuto per i medici, non è uno strumento contro i medici, ma è un aiuto, perché spesso si trovano in una situazione di conflittualità tra parenti che vogliono una cosa, parenti che ne vogliono un'altra, loro stessi che vorrebbero lasciare andare e non sono, e allora ci si accanisce. In Italia abbiamo sicuramente non meno di 1000 comuni che hanno istituito il registro comunale. Il primo è stato il 10° municipio di Roma nel gennaio del 2009. Quasi ogni giorno c'è notizia di un registro piccolo grande che nasce. Abbiamo grandi capoluoghi come Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, per citare i più importanti, che hanno il registro comunale. Ovviamente bisogna andare oltre, bisogna andare a una legge nazionale che regoli tutto in modo uniforme nel paese. Noi attualmente, come Comitato Articolo 32 per la Libertà di Cura, di cui fanno parte associazioni importanti su base provinciale e regionale come l'AMPI, l'ARCI, l'AUSER, la CGL, la Federconsumatori, l'UDI, l'UAR, l'Università della Libertà Ginzburg e naturalmente la mia associazione, Associazione Libera Uscita, un'associazione nazionale laica e apartitica per il diritto di morire con dignità, stiamo raccogliendo firme in calce a una petizione popolare rivolta alla regione Emilia e Romagna perché faccia quello che ha appena fatto la regione Friuli Venezia Giulia con una legge del marzo di quest'anno, cioè dia mandato alle ASL di inserire nelle nostre tessere sanitarie elettroniche i nostri testamenti biologici, perché immediatamente tutte le strutture pubbliche e private possano avere accesso a questo documento fondamentale per la libertà di autodeterminazione terapeutica, libertà e sofferenza.
Insomma, un tema importantissimo che oggi non ci prendiamo il tempo per affrontarlo, perché purtroppo non lo abbiamo e perché merita una trattazione davvero approfondita. Allora ho strappato una promessa alla dottoressa Menon durante questa intervista, ne torneremo a parlare, perché già di per sé questo è un tema del testamento biologico, le cure palliative, insomma ci sono tanti tanti aspetti che meritano un po' di chiarezza e di approfondimento. Io intanto vi ringrazio davvero tanto per essere stati in nostra compagnia e un buon lavoro. Grazie. Grazie davvero.